Siete pronti a farmare Shulkerbox a volontà? Se sì, guardatevi tutto il video perché capirete come farlo. Come avete potuto capire dall'intro, ragazzi, in questo video vi farò vedere come realizzare una farm di Shulker semplicissima, efficientissima, utilissima e soprattutto vi dirò un paio di tips per incrementare la propria efficienza e anche sul come trasportare gli Shulker. Come potete vedere, ragazzi, questa farm è veramente semplice da realizzare, cioè ci sono veramente pochissimi blocchi, tra l'altro molto economici. Infatti, ragazzi, con solo due shulker questa farm arriva a farmare due stack di shulker shell all'ora, che non è male perché è solo uno stack di shulker box già, che è tanta roba. Cosa ancora più interessante però è che questa farm potete incrementarne l'efficienza, dopo vi farò vedere come e anche un esempio. Adesso vi spiego come funziona, innanzitutto entriamo qua. E mettiamoci in survival. Praticamente, appena siamo in survival, gli shulker ci vedono e iniziano a spararci. Cosa succede? Il primo shulker tenta di sparare a noi, ma abbiamo un armor stand che ci fa da scudo e quindi non prendiamo danno. Mentre abbiamo lo shulker dietro, lo shulker che ci sta colpendo, che sta tentando di colpire noi, ma in realtà colpisce lo shulker che ha davanti, arrivando a ucciderlo. Dopo l'uccisione, però, esiste una meccanica che è stata introdotta da qualche anno su Minecraft, che consente il respawn degli shulker dopo aver ucciso uno shulker tramite un altro shulker. So che può sembrare strano, ma funziona così. E quindi col continuo killare lo shulker davanti ne va a respawnare altri. E ovviamente uccidendo lo shulker droppa le shulker shell. Tendenzialmente, ragazzi, lo shulker andrà a spawnare sempre nel punto dove morirà, oppure se intorno c'è dei blocchi dove si può appoggiare, andrà in quei punti. Infatti, ragazzi, cosa molto importante è quando fate la farm, o di utilizzare blocchi che appunto impediscono il teletrasporto dei shulker, come appunto il vetro, le foglie e altri blocchi, diciamo, non solidi. Oppure circondare dei blocchi solidi con dei bottoni, delle leve, delle pressure plate, dei cartelli. Perché anche questi blocchi vanno a impedire il teletrasporto degli shulker su quest'ultimi. E quindi il concetto della farm, ragazzi, è questo: cioè tutto qua, è molto semplice. Adesso vi faccio vedere come realizzare questa farm e poi vi farò vedere appunto come andare ad ampliarla. Ovviamente, ragazzi, per fare la farm avete bisogno di trovare almeno due shulker nelle città dell'End. E poi potete fare due cose: o fare la farm nell'End e risparmiare un sacco di tempo, oppure fare la farm nell'Overworld che vi farà sprecare tanto tempo perché appunto dovete portare lo shulker nel portale di ritorno a casa e poi all'interno del portale dell'End centrale. A prescindere da quello che volete fare, però vi mostrerò come trasportare gli shulker, ma prima facciamo la struttura della farm. Questi, ragazzi, sono i materiali che vi servono per fare la farm. Come vedete, sono pochissimi tipi di oggetti e molto facili da reperire. Innanzitutto allontaniamoci dalla base di almeno 17 blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Qui mettiamo la cassa. Poi piazziamo un hopper di qua e di qua e poi un hopper a destra e a sinistra a seconda dell'ordine in cui volete fare la farm. In questo caso lo metterò di qua. Poi mettiamo qua i bottoni. Mettiamo un blocco di supporto sopra il bottone e un altro blocco qua. Rompiamo questo e mettiamo un altro blocco solido di qua. E poi circondiamoli anche qua con bottoni. Tranne alla parte sopra dove dovremmo mettere gli shulker. Poi facciamo una gabbia col vetro per evitare che i drop cadano. Non serve dietro, ma basta qua frontale, in questo modo. Ci distanziamo da quest'hopper di altri due blocchi. Poi ne mettiamo un altro qua e rompiamo questi due. E qua mettiamo il nostro armor stand, andandolo poi a coprire qua i lati e anche sul tetto per evitare che la levitazione lo porta in alto. Poi allunghiamo tutto quanto di due blocchi anche sul tetto. E qua invece ci mettiamo un bottone e qua una trapdoor per appunto entrare e uscire dalla farm tranquillamente. E la farm, ragazzi, è pronta. Adesso però dobbiamo trasportare due shulker per rendere la farm operativa. Vi consiglio, mentre costruite, di usare una pozione di invisibilità in modo tale che appena siete sugli shulker non vi vedono. Dopo aver creato la rotaia per portare gli shulker alla farm, che dovete innanzitutto realizzare con blocchi dove gli shulker non si possono posare, e soprattutto mettete provvisoriamente il vetro sugli hopper in modo tale che gli shulker rimangano già di base attaccati ai blocchi, in modo tale da teletrasportarsi qua sopra più facilmente.
Dopo aver fatto questo, andiamo a prendere un minecart e lo buttiamo addosso allo shulker. Poi cerchiamo di spostarlo un pochettino per mettere la rotaia in modo tale che lo shulker parte e arrivi a destinazione. Dopo aver fatto questo, rompiamo il minecart e lo shulker si è già posato sul blocco apposito. Adesso cerchiamo di fare la stessa cosa anche con l'altro shulker. Per portare il secondo shulker, ragazzi, ricordatevi di mettere davanti a questo un blocco d'appoggio per non farlo schizzare via e soprattutto fate fermare la rotaia un blocco prima, in modo tale che lo shulker veda subito il blocco su cui posarsi. Rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi buttiamogli addosso un minecart, mettiamo una rotaia e facciamo partire lo shulker e vediamo se funziona. Arrivata a destinazione, togliamo la rotaia e come vedete lo shulker si è posato, quindi effettivamente il trucco ha funzionato. Adesso rifacciamo quello che avevamo fatto prima, quindi rimettiamo qua i bottoni e ricreiamo la gabbia col vetro che avevo tolto per facilitare lo spostamento degli shulker. Molto bene, perfetto. Poi dobbiamo rompere tutta la rotaia e la farm è pronta per essere utilizzata. Testiamo subito la farm, mettiamoci in game mode 0. E vediamo se appunto gli shulker risponderanno alla loro uccisione. Ecco qui ragazzi, ha funzionato e quindi adesso abbiamo shulker infinite. Come vi avevo detto prima però ragazzi, vi faccio vedere che si può effettivamente espandere questa farm di shulker. Però se non avete a disposizione tanti shulker all'interno di una struttura dell'end, avete bisogno di uno shulker breeder, che io non sono riuscito a realizzare, ma ho in progetto di realizzarci un video tutorial su come fare uno Shulker Box Breeder. Quando farò quel tutorial ve lo linkerò in descrizione, ma torniamo a noi. Come possiamo effettivamente espandere questa farm? Beh, è molto semplice. Dobbiamo innanzitutto creare un'altra piattaforma, ma distanziandoci da quella precedente di 4 blocchi. Contando anche il bottone, siamo già un blocco, quindi col vetro 2, 3 e 4, e poi mettiamo un blocco solido, rompendo il resto. E mettiamo un altro blocco solido qua e lo circondiamo di bottoni come abbiamo fatto prima. Perfetto. E mo adesso rapidamente in creativa mettiamo due shulker qua. Semplicemente facendo questa cosa qui e poi rifacendo tutto il sistema della farm come vi ho fatto vedere in precedenza, abbiamo creato un'altra stazione di farming di shulker. Vi faccio vedere che funziona ugualmente. Se noi siamo a questa distanza, game mode 0, funzionano sia gli shulker che stanno là dietro che gli shulker che stanno là davanti. È molto importante che la distanza sia di minimo 4 blocchi, perché se la fate di 3 o meno non funziona questo sistema, ovvero che gli shulker davanti continuano a rispawnare, ma gli shulker dietro non spawnerà mai quello davanti, perché c'è una sorta di mob cap, quindi un tetto massimo di shulker che può spawnare in un range di blocchi, ok? E quindi è molto importante che fate questa cosa qui, ovvero una distanza minima di 4 blocchi tra una cella di shulker e un'altra cella di shulker. Questa cosa la potete fare anche per laterale, quindi rifacciamo la stessa cosa, 1, 2, 3 e 4, mettiamo due blocchi solidi in questo modo, ricircondiamoli di bottoni e andiamo a inserire altri due shulker, così. E come vedrete tra poco, funzionerà anche così, però in questo caso, se avete messo lo shulker all'angolo, avete bisogno di un secondo armor stand. Infatti, ragazzi, più andrete ad espandere la farm, più dovrete riempirla di armor stand, perché gli shulker non vi vedono per così poco range e quindi avete bisogno di un altro armor stand. In questo modo, come vedrete tra poco, funzionerà anche quell'altra farm di shulker. Eccolo qui. Perfetto. Un'altra cosa importante che dovete sapere è che la distanza massima a cui lo shulker vi può colpire è di 15 blocchi, o almeno, da come ho testato io, di 15 blocchi o 16 blocchi. Si aggirava tra i 15 e i 16 blocchi. Quindi ovviamente vi consiglio di non mettere shulker alla distanza superiore di 16 blocchi perché non vi vedranno e quindi non potranno produrre shulker shell. E quindi ragazzi, questo era il tutorial su come fare una farm di shulker semplicissima ma anche molto efficiente. Vi ricordo che appena possibile vi farò il video tutorial su come fare uno shulker breeder.
quindi restate aggiornati sul canale. Ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarlo e lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto e se vi è stato utile. Da Red Folks è tutto, noi ci sentiamo con un nuovo video su questo canale. Ciao a tutti!